SJC Ferry a STC April, sì, avete l'autorizzazione per l'attracco. Passo e chiudo. La nave da trasporto April si sta avvicinando. Quindi fammi capire, la 19ª ha preso l'ammiraglio Lurex per il coordinamento dell'operazione, tu sei a capo della flottiglia e lui sarà invece sull'ammiraglia della 19ª per coordinare tutto? In teoria sì. Ok, perfetto. Su questa nave c'è soltanto munizionamento o anche razioni e gas? Devo chiedere, ancora non mi hanno comunicato niente, ma comunico subito. Va bene. Sì, trasportano principalmente munizioni e richiedono l'attracco per fare il rifornimento. Sì, hanno l'autorizzazione. Se ci si riferisce a Epi, abbiamo disattivato gli scudi. Mi pare anche di capire che siamo l'ultima nave da rifornire, che hanno già fatto Horus e Sekhmet. Quindi, fatto questo, probabilmente romperemo la formazione e attenderemo ordini. Allora, connettore destro. Appena lo vedo disponibile, lo attracco. Ok, connettore destro, blocca. Perfetto, allora, vediamo subito di riempire il container munizioni. Container PSDC classe April, procediamo al rifornimento. 01. Passo. PSDC Ferry ricevuto. Quasi 4K, Ok, va cioè 3 bene. e mezzo. Comunica pure che possono staccarsi, che abbiamo fatto il rifornimento. SJC Ferrir a SJC April. Abbiamo concluso il rifornimento. Potete partire. Passo. Comunica al resto della flotta che siamo pronti e che attendiamo ordini. Cioè, attendiamo ordini. Siete a capo dell'operazione, quindi attendiamo i tuoi ordini, Max. SJC Ferrir al resto della flotta. Siamo pronti a partire. Comunicateci i vostri stati. Qui SJC Sekhmet. All green. Fine. Qui SJC Horus, all green. Ok, ci hanno comunicato tutti e due log green. Perfetto. Comando centrale 23ª flotta, check. Sì. Rilevate massicce tracce ioniche a circa 300 km di distanza. Inviamo coordinate di riferimento. Attendere. Sono per mandare le coordinate. Di cosa? Sono state rilevate tracce ioniche massicce a 300 km dalla nostra posizione. Ci manderanno le coordinate a breve. Perfetto. Attendiamo. Pilota, non Ok. appena riceviamo le coordinate te le passiamo. Ok, coordinate ricevute. Ok, perfetto. 23ª flotta a comando centrale, coordinate ricevute, grazie. Passo. SJC Ferrir a flotta, mettetevi in formazione verso le coordinate e preparatevi a partire con il frameshift dive a velocità di crociera 5 km al secondo. Qui SJC Sekhmet. Ricevuto, ci mettiamo in formazione. Fine. Aspettando. SJC Ferrir, qui SJC Horus, non abbiamo ricevuto nessuna Coordinate coordinata. dove? Ok, Appunto, ve lo stiamo rigirate. aspettando. C'è qualche problema di trasmissione con il comando? Ok, Qui avete SJC okay. Sekhmet, all green, pronti Tracce a ioniche partire. Fine. massicce. Ok, ingaggiate FSD. 289 km, perfetto. Ingaggiare FSD. Velocità 5 km al secondo. Distanza di fermata a 10 km dal punto di GPS. Disingaggio. SJC Ferry a Perfetto. flotta. 10 km Mi raggiunti. Perfetto, ricevete? Armi pronte. controlliamo il perimetro. SJC Ferry, Anche qui parti per SJC Horus, vi le riceviamo. altre navi. Passo. Qui SJC Sekhmet. SJC Ferry, vi riceviamo. Passo. Procedo? In No. avvio ad avvicinare? Aspettiamo le altre navi, dobbiamo riformare la flotta. SJC Horus a flotta, abbiamo disingaggiato l'FSD. Qui SJC Sekhmet a flotta, abbiamo disingaggiato FSD, ci ricongiungiamo. Fine. Qualcuno vede le navi di flotta? Sì, Affermativo, sono sopra di noi. ricevuto Concediamo la 6 km e 38 la Sekhmet. E quanti sono? 3 km e 11 la pressione. Horus. Perfetto, Ok. saliamo. Vedo la Horus e la Sekhmet. Qui SJC Sekhmet a Contatti. flotta, abbiamo rilevato segnali ostili, 8 km. Attendiamo istruzioni, Sì, passo.
Sono almeno quattro bersagli. Li rilevati anche noi. Vice-ammiraglio? Finché non ci ingaggiano, non ingaggiate. Vice-ammiraglio, ordini. Qui segment ricevuto, fine. Incrociatore Nautilus. Desiorus ricevuto, fine. Armi attive. Ok. Vice-ammiraglio, la flotta attende ordini. Aspettate finché non ingaggiano. Cioè, li dobbiamo aspettare? Incrociatore Nautilus in avvicinamento. Aggancio sull'incrociatore Nautilus. Quello. Allarme giallo. Qui il JC segment ricevuto. Fuoco appena pronto. Ripetere il allarme giallo. Allarme giallo. Ci sono 2, 4. Sono 7 contatti nemici. Siamo nell'allarme giallo. Pilota, butta giù la prua e inizia a spingere in avanti. Velocità massima 100 metri al secondo. Ingaggiamo l'incrociatore Nautilus. Passeremo sotto il Nautilus a breve, 3,50 km. Bersaglio agganciato. Missili fuori. Bene, seguilo da qua. Stagli vicino e seguilo da qua. Bene così. Scudire il bersaglio giù. Seguilo. Lo seguo. Fuoco con le armi frontali fisse. Fuoco con le armi fisse. Attiviamo con le armi. Niente, abort. No, controordine. Si sta allontanando troppo. Ok. Rimettiti in inseguimento. Ok, cambiamo bersaglio. Più vicino è una torpediniera. Vado verso la torpediniera. Sto cercando di agganciare un altro bersaglio. Attenzione, il incrociatore Nautilus dietro di noi. Ah, eccolo qua. Questo stavo cercando di agganciare. Tienici a fianco a lui. Frullalo. Funziona gli scudi. Scudi sui riscaldamento. Ignora gli scudi. Armi fisse. Fuoco con le armi fisse. Sei troppo veloce. Lento, abbiamo sorpassato. Portati di nuovo vicino e facciamo fuoco. Ok, mi tengo sotto i 100. Armi fisse pronte. Ingaggia quando sei sotto il chilometro per le armi fisse. E quando il bersaglio è facilmente ingaggiabile. No, ho fallito. Abbiamo una fregata a 2,50 alla nostra sinistra. Direi che quello non è il problema. Il problema è la corazzata classe Aurora. Mm-mm, anche se si sta allontanando. Sì, si sta allontanando, però. Il problema è che è quella la traccia energetica forte. Vice-ammiraglio, cosa facciamo? Ci mettiamo in inseguimento? Aspetta un attimo. La vedete la corazzata a 17 km da noi? Dirigiamoci verso la posizione e attacchiamola. Questo stop è distrutta. Sembrerebbe la traccia, la causa della traccia energetica. SGC Horus ricevuto, fine. SGC segment ricevuto, fine. Ok, dirigiamoci verso la corazzata. Infatti, volevo dire, la Horus è già in allontanamento, stanno andando verso la corazzata. Allineato, procedo. Mantengo i 100 metri al secondo. 150. L'avvicinamento 150. Avvicinamento a 150 metri al secondo. 150. SGC Horus ricevuto. Adesso dobbiamo vedere com'è il bersaglio, ma ti direi, ipoteticamente, volo orbitale attorno al bersaglio, fuoco continuo. Perché gli scudi si stanno riscaldando? Cosa? Perché ci stanno sparando la torpediniera Revenge. Torpediniera Revenge full stop. Ingaggiamo la torpediniera Revenge. Difesa perimetrale. Tutto attivo. Vai, fuoco con i missili. Allineati alla Revenge. La dobbiamo ingaggiare. Scudi 87%, 88. Ingaggiamola con tutto. Orbitale attorno al bersaglio. Orbitale attorno al bersaglio. Scudi il bersaglio giù, fuoco con tutti gli armamenti, compresi i frontali. Frontali. Seguo. Rapido. Fai fuoco.
SS Horus a flotta, richiediamo un aumento delle zone antenna 15 km per permetterci di vedere anche il resto della flotta. Passo. Andando. Permesso accordato. Danni minimi. Colpita di striscio. Ma come? Ok. Ponte di fuoco verso la nave. Focus fire sugli armamenti. Attenzione, quelli al flotto all'80%. Ho impostato. Ci sta sparando qualcun altro, un'altra torpediniera. Ma come? Salto. Salta. Salto di 9 secondi. Saltiamo di 5 km. Salto effettuato. Maxen comunica alla Horus che stiamo rientrando. Già comunicato che stiamo rientrando. Ok. Ok. Ti chiedono di se vogliamo festeggiare anche noi, ma distruggendo qualche nave. Molto simpatici. Quei segment a flotta. Li posso lanciare qualche muni? Alla nave nemica? Tutti quelli che no, no, a quelli che hanno detto sta cosettina. Purtroppo no, sono colleghi. Esercizio Horus, uscita. Segment, ingaggiate i bersagli minori, ci pensiamo noi alla corazzata, passo. Qui Esercizio Segment, Esercizio Horus. Tutte le armi stanno facendo fuoco. Perfetto. Qui Esercizio Segment, Esercizio Horus, bersagli minati, richiedete assistenza, interrogativo, passo. Vediamo se ricevono il ricevo segnato Horus, 14 km. SGC Segment, che è SGC Horus, unitevi pure alla festa, passo. Qui SGC Segment, con grande piacere, fine. Ok, Reina. Ok, ci hanno comunicato che abbiamo neutralizzato tutte le minacce della zona, le altre flotte minori si stanno ritirando, possiamo ritornare in base. Ingaggiare FSD. Ricevuto. La segment che fa un flip and burn, a gradire. Ok, tutti i sistemi offensivi spenti, comprese le difese perimetrali. Tutto già spento. Ok, rinforziamo gli scudi per il viaggio in ipercorsia. Dice ammiraglio, io non vorrei dare informazioni sbagliate, ma mi pare di aver capito, mi smentisca se sbaglio, che andremo in licenza e rientro in base, giusto? Affermativo, per il momento sembrerebbe così, se non ci sono missioni di emergenza. Avvio la sequenza per l'entrata in iperguida. Se volete iniziate già a riposarvi, vi avviso quando siamo vicini alla base. Ricevuto. Buon riposo, a presto. Ok, Horus in vista. Ok signori, sarà un attracco poco convenzionale, ma sarà comunque un attracco. Va bene, potete lasciare le vostre postazioni. E vi chiederei gentilmente di fare adunata sul ponte di volo del molo orbitale. E di... Max, questo è per te. Per di passare l'informazione al resto degli equipaggi. Ricevuto. Benissimo. Comodoro, viceammiraglio, membri del comando e membri di truppa. Mi è stato fatto notare che la missione di questa sera è stata un grande successo, anche se da parte nostra purtroppo parte nostra inteso come Fenrir, abbiamo sempre sofferto dei problemi ormai conosciuti ai sistemi scudo. Tuttavia voglio complimentarmi con tutti per il risultato ottenuto. Quella che abbiamo abbattuto è stata probabilmente l'ultima e l'unica ammiraglia della flotta dei Grigi, fazione importantissima che nel passato ci ha dato tantissimi problemi. Quindi complimenti ancora a tutti.
Mi pare di aver capito, e questa qua era un'informazione che fino a 6 ore fa non era ufficiale, mi pare di aver capito che siamo in licenza, cioè con l'abbattimento dell'Ordine dei Grigi, che era una grande fazione della ROW, probabilmente abbiamo messo in fuga molte fazioni di minori che costituivano una buona parte della forza combattiva della ROW. Il comando centrale, e qua ammiraglio, viceammiraglio, se sbaglio correggetemi, ci ha garantito una licenza, penso di 1, 2, possibile anche 3 mesi da definire, con interventi su necessità per emergenze, quindi rimanete comunque reperibili. Tuttavia siamo in licenza per questi mesi, che comunque poi i dettagli verranno comunicati, e questo significa che per un po' non ci vedremo. Quindi colgo l'occasione per complimentarmi con tutti di nuovo e per dare il benvenuto tra i ranghi, letteralmente, non più alle due reclute, quindi Azeral e Condor, ma bensì ai marinai, Azeral e Condor. Complimenti per la vostra promozione e complimenti. Grazie a tutti. Complimenti a tutti ancora. Adesso, nei prossimi giorni, quando voi inizierete a impacchettare le vostre cose per tornare eventualmente alle vostre colonie, alle vostre famiglie, il comando si riunirà e valuterà un altro giro di promozioni dove sono necessarie. Per quanto riguarda gli ufficiali, voi state particolarmente allerta perché la situazione è valida anche per voi. Quindi ancora grazie a tutti. Membri del comando, se volete aggiungere qualcosa, questo qua è il momento per farlo. Io sono certo che probabilmente me ne andrò in vacanza con qualcuno di voi. Ho già un paio di idee e qua mi servono i guardia marina più matti del mondo. Però queste qua sono questioni fuori dall'ambito militare. Membri del comando, a voi la parola. Allora, io volevo congratularmi con tutti, in particolar modo con il mio equipaggio, che in questa missione si è comportato in maniera esemplare e ha fatto sì che la nave funzionasse come un orologio svizzero. Ragazzi, complimenti. Grazie capitano. Grazie. Io pure volevo dire due parole. Volevo fare i complimenti a tutti quanti, che è stata veramente una difficilissima guerra, oggettivamente. Ci ha messo spesso e volentieri in difficoltà, ma abbiamo saputo reagire e mantenere la calma. Pertanto vi faccio i miei più sinceri complimenti e mi raccomando, rilassatevi, ma non troppo, il telefono lo voglio acceso. Esattamente. Beh, direi che non c'è altro da aggiungere, hanno già detto tutto gli altri ufficiali, ancora complimenti a tutti. Se non erro, tenente comandante ex gold dovrebbe essere promosso anche Video Miki. Sì, infatti lo stavo cercando prima, però non l'ho trovato, possibile che sia in criocamera. Però sì, effettivamente anche Video Miki deve essere promosso a marinaio. Poi ovviamente verranno valutate anche altre promozioni in questo periodo di licenza. E questo vale anche per l'addestramento di fanteria, vi verrà assegnato anche il vostro nuovo grado di truppa di terra. Purtroppo, vista la situazione concitata e l'estrazione rapida dal pianeta, non siamo riusciti ad entrare nel dettaglio delle varie promozioni, però verranno elargite anche quelle, e quindi nelle comunicazioni dei prossimi giorni ci sarà anche questo dettaglio. Se non sbaglio, la 17esima flotta relativamente nuova, che è stata riformata negli scorsi mesi, prenderà parzialmente il possesso della nostra infrastruttura, perché sono in fase di riadattamento e quindi hanno bisogno di un'infrastruttura bella potente. Quindi state tranquilli che le nostre navi verranno comunque manutenzionate, i nostri sistemi verranno curati e spero sistemati una volta finito. Molto bene, se non c'è altro da aggiungere, direi che possiamo rompere le righe. Assolutamente. Ancora complimenti a tutti e buon riposo. Grazie. Complimenti a tutti, ragazzi, buon riposo.